E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio vlog, anzi sul mio podcast, perché questo alla fine rimane un podcast, quindi soltanto vocale, senza video, quindi è un podcast vlog, ecco, chiamiamolo così. Questa settimana è andata in una maniera molto particolare perché ho cambiato lavoro. E quindi questa è la cosa principale. Ho fatto 3 giorni, quindi da lunedì a mercoledì al lavoro vecchio e poi da giovedì fino a sabato ho lavorato nel nuovo posto di lavoro. E le motivazioni per le quali ho cambiato sono prettamente economiche e anche di crescita di personale, insomma, cercavo un qualcosa che mi stimolasse un pochino di più, anche perché nello vecchio lavoro la tipologia di lavoro mi piaceva, l'ambiente anche, cioè le persone con le quali avevo stretto. Però a livello di crescita la vedevo un po' difficile, vedevo insomma che c'erano pochi posti liberi e soprattutto la valutazione del personale veniva fatta in maniera molto molto lunga, quindi bisognava aspettare veramente troppo per riuscire ad ottenere un qualcosa. E quindi ho deciso di cambiare, quello era un tempo indeterminato, quindi posto fisso, diciamo, chiamiamolo così. Tempo indeterminato che ho preferito lasciare e andare a cercare un qualcosa di differente, totalmente diverso. Prima lavoravo nella logistica all'interno di un ufficio e invece adesso lavoro all'interno di un negozio come insomma, in questo momento sto facendo formazione e mi fermo qui perché momentaneamente non posso dire altro, però ci sarà una carriera, ci sarà la possibilità di fare carriera in questo posto. Ed è anche una cosa un po' più veloce e anche diretta perché l'azienda ha dei corsi di formazione per far sì che le persone abbiano questa, diciamo, formazione guidata, ecco, chiamiamola in questa maniera. Mentre sul posto di lavoro vecchio la formazione, la crescita era un po' data al tempo, all'esperienza che uno doveva maturare all'interno dell'azienda, cosa che trovo logico dal punto di vista lavorativo per un posto di lavoro che non ha necessità di figure un po' più formate, quindi responsabili, e non trovo lo giusto però per il mio stile di vita che è praticamente prettamente mirato alla crescita sia logicamente economica che quella personale. E questo è quanto. Per questa motivazione sono rimasto un po' lontano dai social in questa settimana. Un'altra cosa importante che volevo, insomma, condividere con tutti quanti era aver iniziato a fare le 2 challenge per quanto riguarda il risparmio economico. Quest'anno ho voluto incominciare alla grande e quindi ho intrapreso queste 2 challenge. Sono una challenge che alla fine non è nient'altro che mettere da parte il 10% del mio income mensile. E quindi di tutto ciò che guadagno mensilmente metto il 10% da parte, anche di 1 euro metto 10 centesimi da parte, se volete saperlo. E poi ho preferito fare anche la stessa cosa con un'altra challenge, quindi mettere sempre soldi da parte, basandomi sempre su quelli che mi entrano, però con la challenge delle 52 settimane. L'ho spiegata già in un altro video apposito sul mio canale YouTube. Questa challenge a cosa serve? Non è nient'altro che ogni settimana, a seconda della settimana, sapete benissimo che ce ne sono 52 all'interno di un anno, ogni settimana si mette il corrispettivo della settimana, quindi se è la prima settimana 1 euro, se è la 20ª settimana 20 euro, alla 52ª si metteranno 52 euro da parte. E quindi per arrivare poi alla fine ad avere circa 1.348 euro, una cosa del genere, quindi comunque all'incirca 1.400 euro da parte. Quelle 1.400 euro, molto probabilmente, perché logicamente in un anno può cambiare tantissimo, però molto probabilmente le utilizzerò per una formazione speciale. E sto da tempo agonizzando perché non conosco bene l'inglese ed è una cosa che mi fa veramente sentire il peso, cioè mi sento veramente ignorante a non conoscere l'inglese, anche perché io, come sapete, amo leggere.
amo formarmi e bisogna dirlo, la lingua maggiormente utilizzata al mondo è l'inglese e quindi la maggior parte dei corsi di gente di un certo livello o comunque anche alcuni libri molto specifici di determinate cose sono proprio in inglese. Io non conoscendolo bene purtroppo sento questo peso e non riesco a leggere determinati libri o non riesco a formarmi in determinate cose. Quindi molto probabilmente quelle 1400 euro, a meno che poi non troverò altri modi per arrivare a fare insomma questo corso, li utilizzerò proprio per fare un corso d'inglese per avere come punto di riferimento. Ora mi hanno detto che dovrei prendermi all'incirca un B2. Ora io non so a cosa si riferisce, però me l'hanno detto persone che ci lavorano proprio in inglese, anche se sono miei amici di vecchia data, quindi sono italianissimi. Però loro lavorando all'interno di aziende dove si parla quasi prettamente in inglese, loro mi hanno detto che l'incirca un B2 è il livello ottimale per, diciamo, avere una buona conoscenza dell'inglese e quindi utilizzarlo come piace a me. Inoltre a me piace tantissimo vedere molti video su YouTube in inglese, purtroppo li guardo ma li capisco al 30%, sì, probabilmente al 30%. E questo è quanto. Poi c'è un'altra cosa che purtroppo questa non è un'informazione che interessa tanto a voi quanto a me, ma ho bisogno di dirla perché sapete benissimo che questo vlog, anzi scusate, questo podcast lo utilizzo anche un po' per sfogarmi e mio figlio non mi sta facendo dormire da praticamente quasi 3 settimane. In maniera ottimale, sto veramente stanco. Infatti, il giorno in cui dovevo andare al lavoro, al nuovo lavoro, insomma, è stato veramente pesante perché non mi ha fatto dormire. E sono arrivato lì che ero distrutto. Però, per fortuna, grazie ad un corso che ho fatto, si chiama Emotional Fitness con Roberto Re, sono riuscito a concentrarmi, insomma, a farmi venire l'energia. Poi, vabbè, è andato tutto in discesa, anche perché a me piace tantissimo imparare, piace tantissimo fare col movimento, quindi muovermi e lavorare muovendomi, non soltanto di testa, anche perché utilizzare solo e soltanto la testa e poi avere il sedere su una sedia tutto il giorno e fare la trippa, non mi piace fare la pancia, insomma, ecco, non mi piace. Quindi un lavoro del genere era quello che stavo cercando, sia dove si utilizzava la testa, ma anche dove ci si muoveva. E ho trovato, insomma, ottimale anche questa cosa all'interno della nuova azienda. Quindi l'ultimo passo, insomma, che devo dirvi è per quanto riguarda l'allenamento fisico. L'allenamento fisico purtroppo ho saltato per 2 settimane la corsa e non sono stato costante, mannaggia. Però mi sto allenando, mi sto facendo, insomma, le flessioni a casa ogni giorno, circa 30 flessioni al giorno e dai, diciamo che sta andando abbastanza bene, mi sto trovando ottimamente e nulla, se devo ancora finire un libro. Ah, ho comprato, cavolo, mi sono dimenticato una cosa importante. Ho comprato Dylan Dog 401, l'albo 401. Andatelo a comprare se vi capita, è una di quelle, diciamo, di quei fumetti che non sono più, non fanno più parte di quella storia, diciamo, della americana dove si trovano, insomma, supereroi o cose particolari. E sempre, logicamente, Dylan Dog, per chi non lo conoscesse, è l'indagatore dell'incubo, quindi sì, o l'indagatore dell'orrore. Il mio cane abbaia a un signore con il bastone, non so perché ha paura dei bastoni e non è mai stato toccato, almeno per quanto mi riguarda, da me. Però l'ho preso dal canile, quindi magari è successo qualcosa lì. Però stavo dicendo, il Dylan Dog ha finito la sua era con l'albo 400, quindi a quanto ho capito, purtroppo non l'ho comprato perché l'ho saputo in ritardo. Addirittura sono uscite 4 copertine differenti, cercherò di recuperarlo. Il vecchio Dylan Dog, quello che è nato dal numero 1 ed è arrivato fino al 400, è a quanto ho capito morto all'interno dell'universo di Dylan Dog, quel Dylan Dog, e in questa maniera hanno chiuso la storia di Dylan Dog, diciamo, la prima serie, se vogliamo chiamarlo così, e hanno aperto la
vai, seconda serie, seconda stagione di Dylan Dog con il 401. Ha una copertina bellissima, tutta sbrilluccicante, molto bella, e sono contento perché l'avevo lasciato. Avevo letto Dylan Dog dal circa, vi dico, dal 150 fino al 300. Poi ho un po' mollato e adesso sono ritornato alla carica, anche perché alla fine uno al mese, 3,90 si legge in scarsa mezz'ora, se volete insomma guardarvi tutte le figure, altrimenti lo leggete anche in 15 minuti, e sono veramente generoso, quindi è una cosa molto bella, andatelo a recuperare, è interessante. Bene ragazzi, allora per quanto mi riguarda il mio podcast di questa settimana si chiude qui, grazie per averlo ascoltato, state pronti perché ricominceranno ad uscire i video come solito, cercherò di farli nella maniera più diciamo precisa possibile, ossia non cercherò di far passare troppo tempo nella pubblicazione dei video, dovrei far uscire come al solito 3 video a settimana, un podcast, un'analisi tecnica e un video di informazione che può essere una crypto news o può essere anche un video che parla di finanza personale o crescita personale, insomma sapete benissimo quali sono i miei ambiti e anche business online, ora sapete che ho avviato alcuni business, sto ancora insomma coltivando, ma tra un po' sono sicuro che incominceranno ad uscire i frutti. Bene ragazzi, grazie per aver ascoltato e visto, magari se avete visto l'immagine fissa su YouTube, questo podcast, fate tutto quello che dovete sempre fare, quindi commentare, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che metto su questo canale. Grazie per averlo ascoltato e al prossimo vlog podcast. Ciao a tutti ragazzi.